cos'è là? Ce ne siamo venuti al fresco, a Roma, mi sono burdello là. E allora il vento che è importante sta cosa, superare le norme, le leggi. Posso ripetere allora, che è importante sta cosa? Perché se noi superiamo, se permettiamo che vengano superate le norme, poi creando il precedente, ognuno può fare quello che vuole e non va bene questa cosa. Cioè esistono le norme, si cambiano prima le norme e poi dopo si può fare quello che è giusto che si faccia per il bene della nazione, per quello che deve fare. Non va bene, non va bene, fanno in corsa. E Renzi questa cosa la deve pensare, anche perché tutti questi signori che stanno facendo e disfacendo, un giorno dovranno pagare per la terra dei fuochi, dovranno pagare per le persone che hanno abbandonato, per la distruzione dello Stato sociale, dovranno pagare di persona e di tasca, perché pagandoli di tasca forse riusciamo a cambiare qualcosa. Il problema sono soprattutto i privilegi e i soldi che la politica dà a questi signori. I soldi, se togliamo i soldi come fanno i nostri deputati, i senatori e i consiglieri regionali, se togliamo questi soldi, nessuno vorrà fare politica, perché deve fare? Non è conveniente. Allora, il problema è togliere i soldi dalla politica, togliere i soldi e togliere i privilegi, così si sistemano le cose. Ottimo Luca, allora Luca, com'è la situazione? Luca, com'è la situazione? Ma non ti metti in contatto, ci riesci a metterti in contatto? Secondo me è un caso che chiama Michele che sta qua, ma gli rispondi? Capiscono, stanno cercando, se possono fare la loro cosa. Ma non è una cosa di brutto, che tu stai qua, la conferenza sta bravo. E stai nelle vicinanze pure, tra l'altro. Che poi se puoi salire, Non è vero, 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 non è
Stamattina di 4-500 fotografi. No, ma che lo fai random? Come fai a farle? A ieri 300 fotografi. E cioè mi hai preso nel momento.